Ciao da Dogogo, oggi vedremo di applicare all'immagine di questa bella figliuola una colorazione gradiente al fine di ottenere un risultato finale che è questo. Per farlo duplichiamo l'immagine, la desaturiamo non con la classica desaturazione ma bensì con il mixer canali spuntiamo la casella monocromatico e volendo possiamo modificare i cursori per aumentare o diminuire la luminosità, ma in questo caso va tranquillamente molto bene il, i valori def, di default. Diamo ok, duplichiamo l'immagine, andiamo nella, nella paletta dei colori e modifichiamo la, il colore di primo piano in questo turchese. Diamo ok, avremo in pratica un, un gradiente eh, che va dal turchese al bianco. Con il colore di sinistra, ovvero il turchese, andremo a colorare le parti più oscure, mentre con i colori di destra, il bianco, a, andremo a colorare le parti più chiare. E come fare? Andiamo a colori, mappa, mappa gradiente. Ok, adesso andiamo a modificare il colore dello sfondo, diamo questo giallo, ok, e avremo... Un gradiente che va dal, dal, tur, tu, dal turchese al, al giallo, in questo caso eh, sempre il turchese colorerà le parti più scure e il giallo quelle più chiare e i, colori, i punti più intermedi verranno colorati con le colorazioni che vanno dal turchese al giallo. Applichiamo nuovamente la mappa gradiente con un, un ripeti e avremo. Un, una colorazione del genere questo livello lo mettiamo in modalità sovrapposto e il risultato finale è questo il risultato che avremmo avuto eh, desaturando con eh, con la semplice desaturazione è questo certamente molto bello però differente dal risultato che abbiamo ottenuto con la desaturazione col mixer canali ovvero questo differente, molto più bello, almeno a mio parere molto più bello, con questo è tutto, un saluto da Gogo, ciao